dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit. Imitare la Roma di Spalletti, che dopo i 7 gol presi a Manchester nel 2007, travolse la Sampdoria in casa, riconquistando subito l'affetto e la fiducia dei tifosi. Questo è l'obiettivo in vista dell'Atalanta, prossimo avversario da affrontare in campionato, a distanza di 5 giorni dalla penosa figura rimediata al Camp Nou. 6 gol sul groppone, ritmi da allenamento, scarsa concentrazione, la peggior figura possibile fatta davanti all'intera Europa. Il guaio è che a certi smacchi ci stiamo ormai abituando. Il 6-1 è un risultato fuori dall'ordinario, ma in fondo non ci ha sorpresi, perché temevamo, quasi annusavamo, la possibile disfatta. Conosciamo i nostri, conosciamo la Roma, che storicamente fa davvero una gran fatica, a prescindere da chi siano presidente, allenatore e calciatori, a mantenere la giusta continuità in tema di concentrazione, atteggiamenti e mentalità. La luce a volte si spegne, il risultato è quello che abbiamo visto 4 sere fa. La testa era da un'altra parte, forse già all'ultima gara del girone contro il Bate Borisov, decisiva per il passaggio del turno. Errore madornale, in Champions è vietato scendere in campo con leggerezza e scarso ardore, è una lezione che speravamo che la Roma tutta avesse già imparato. Vietato dimenticare, obbligatorio però guardare avanti e cercare il riscatto. Il pari nell'acquitrino di Bologna ha rallentato la corsa giallorossa. Il quarto posto in classifica non è in linea con le aspettative di inizio stagione, anche se la vetta occupata dall'Inter è distante appena 3 punti. In vista della doppia trasferta, assai delicata, contro Torino e Napoli, c'è un solo risultato a disposizione contro i bergamaschi: il successo. Il sempre più contestato Rudy Garcia dovrebbe poter disporre nuovamente di De Rossi, assente ormai da quasi un mese. Florenzi sarà probabilmente riportato in difesa, con Dzeko e Iago Falche sostenuti in attacco dai Turbe, forse il più propositivo e dinamico, nella disastrosa serata catalana. L'altra chance se la può giocare Leandro Castan, che preme per ritrovare una maglia dal primo minuto accanto presumibilmente a Kostas Manolas, con Rudiger eventualmente a riposo. Qualche problema se lo porta dietro anche Di Reia, uno che spesso e volentieri ha giocato qualche scherzetto alla Roma. L'esperto tecnico goriziano, 70 anni compiuti lo scorso 10 ottobre, non perde contro i giallorossi dal famoso derby del 13 marzo 2011, deciso dalla doppietta di Francesco Totti. 7 mesi fa, il 19 aprile, non bastò il rigore del capitano per superare l'Atalanta all'Olimpico. Il pari, sempre dagli 11 metri, fu siglato da German Dennis. Reia rischia di non avere a disposizione 3 elementi di spicco della difesa: Bellini, Dramé e l'ex di turno Rafael Toloi. La certezza è il 4-3-3, con Sportiello, futuro uomo mercato, titolare fisso tra i pali. Al centro della difesa, spazio al duo Stendardo Paletta, con uno tra Masiello e Raimondi a destra e Brivio a sinistra. L'uomo cardine del centrocampo è l'olandese Martin de Roon, 24 anni, preso in estate dall'Herenveen. Dotato fisicamente, riesce a garantire ordine e qualità alla mediana. In 4 si giocano 2 maglie da interni: Carmona, Grassi, Kurtic e l'eterna promessa Luca Cigarini. Davanti Reia ha a disposizione tanta qualità, che non sempre si sposa col concetto di concretezza. Difatti sono appena 13 gol segnati dall'Atalanta in campionato, con un'astinenza che dura da 274 minuti. L'ultima rete nerazzurra risale al 28 ottobre, quando Alejandro Gomez, all'86esimo, costrinse alla sconfitta per 2-1 la Lazio di Pioli. Il Papu, al pari di Maxi Morales, offre rapidità, guizzi e grandi giocate. La punta centrale, almeno domenica, dovrebbe essere Mauricio Pinilla, in continua alternanza con l'ormai stagionato Denis, non più il killer di una volta. Gli occhi dell'Olimpico saranno puntati sull'atteggiamento che la Roma metterà in campo. Reia proverà di nuovo ad incartarla a Garcia. Per sbrogliare la matassa atalantina serviranno grinta, fame e voglia, elementi tristemente mancati nell'amarissima serata di Barcellona. È solo una stupida frase da dire da parte.